mi sto bevendo il mio caffettino, anzi il mio secondo caffettino decaffeinato. Io ho già fatto colazione, io faccio colazione alle 6:40 e preparo ovviamente la colazione per me e Thomas e poi dopo successivamente quella per Killian. Allora ragazze, per quanto riguarda l'inserimento alla scuola materna è andato bene, ma io già lo sapevo perché, conoscendo giustamente mio figlio, so com'è. Avevo già detto al colloquio alle maestre che comunque lui già stava bene con i bambini, li cercava, ci giocava e quant'altro. Quindi lui ha fatto la prima settimana, che erano 3 giorni, 1 ora, poi la seconda settimana 2 o 3 giorni, ha fatto 2 ore e mezzo e poi è rimasto per pranzo. Adesso lui rimane appunto fino a dopo il pranzo e aspettiamo ancora un'altra settimana e poi provo a lasciarlo per dormire, perché dovete sapere che Killian ancora si fa quelle sue belle 2 ore e mezzo, 3 di sonno. Però considerate che lui non ha neanche 3 anni ancora, li farà, insomma, sapete, fine anno, ha 2 anni e mezzo e oltre, però lui ancora ha bisogno di dormire quelle ore. Quindi vediamo dalla settimana prossima cosa succede, se lui riuscirà a stare lì per dormire. Però io ho i miei dubbi perché le maestre dicono che con la stanchezza si addormentano, però loro praticamente hanno delle piccole brandine dove vengono inserite dentro la classe. Quindi non lo so, vabbè, vediamo. Però sono abbastanza tranquilla perché comunque lui non ha mai pianto quando me ne andavo. Non mi cerca, quindi, perché io comunque lo rassicuro molto, che è importante la rassicurazione da parte nostra, dei genitori, quando lasciamo comunque figli a scuola così piccoli. Però devo dire che lui ha questo carattere forte, questo carattere un po' indipendente come sono io. Sì, lui ha preso anche un po' di me per quanto riguarda la vivacità, perché si vede. Lui ha praticamente sviluppato, ragazze, la parte motoria molto presto. E il primo pediatra che avevamo, che tra l'altro poi è andato in pensione, ma era uno dei più bravi che ci sono qua in zona, però l'abbiamo avuto solo per 3 mesi. Lui ha visto subito la capacità motoria di Killian e ha detto: no, no, è molto avanzato e già precoce. Infatti la pediatra mi ha detto che ci sono bambini che magari sviluppano prima la parte motoria e poi la parte del linguaggio. E quindi lui è molto, molto agevole, molto vivace in questo senso qua. Però è un bambino giudizioso, un bambino comunque che ti capisce, è furbetto anche lui, nel senso che, come il fratello, che a volte ha quel tocco di furbizia, no? Quindi entrambi sono furbetti tutti e due. Però per esempio Thomas, posso dire che era un bambino più calmo rispetto a Killian, però ogni bambino ha un carattere diverso. Invece lui è un pochino magari più vivace in classe, ma no che fa chissà che cosa, magari sale sulla sediolina e non lo deve fare, queste cose qua, ma penso che è normale comunque. Considerate sempre che non ha ancora 3 anni, però per avere 3 anni ha già sviluppato veramente bene la parte motoria. Comunque sono molto tranquilla e lui è sereno, lui è contento quando va a scuola e quindi va bene così. Ci sono stati ovviamente altri bambini che all'inizio piangevano quando le madri andavano via, però è tutto soggettivo, perché Thomas, per esempio, i primi giorni piangeva quando lo lasciavo lì, invece Killian è proprio tranquillo. Io sono sicura, e ci metto la mano sul fuoco, che lui ha preso questa parte del mio carattere, questa parte indipendente, forte, e non si lascia abbattere dalle circostanze. Quindi, insomma, questa è un po' la situazione, ragazze. Siamo per adesso così e andiamo avanti, insomma, con tutto quanto. Adesso vi faccio vedere come sono vestita, perché tra poco, ragazze, sto per uscire. Allora, ragazze, ecco come sono vestita: questa camicia che ho preso da H&M. Pantaloni nuovi di Stradivarius e poi alla fine le Samba, quelle che sono virali ovunque. Questo è il mio outfit di oggi. Ragazzi, un'altra novità: io ho trovato la mia borsa per l'autunno. Questa qui l'ho presa direttamente sul sito di Mango, perché in negozio era terminata, ed è il color Borgogna ed è
proprio il formato che piace a me perché non è né troppo grande né troppo piccola. Comunque, se volete, dopo ve la faccio vedere bene. Comunque, dopo ve la faccio vedere bene, così magari se vi piace potete acquistarla. C'è anche con il marrone, c'è anche marrone e nera. È bellissima. Ragazze, rieccomi qua. Allora, il primo giro che ho fatto è stato da Pepco e ho preso semplicemente un pantalone per Thomas e un maglioncino per Killian. E in realtà ero andata anche per vedere di comprare lo scatolo, solo che quelli che volevo io sono terminati, quindi non l'ho preso. Ma in realtà ho preso anche un'altra cosa, ovvero per mia mamma. Mia mamma aveva visto su Instagram la tazza che avevo preso da Pepco, l'ho presa recentemente, che sarebbe questa, che è stupenda. Guardate, ragazze, c'ha proprio la zucca lì e poi tutti i bordini oro, poi anche il formato è molto bello, quindi le è piaciuta e sono andata a vedere se c'era e l'ho trovata. E ho preso semplicemente questo, che è praticamente, cioè contiene tre contenitori di varie dimensioni bianchi. E sono molto utili qua in cucina. Avevo bisogno di contenitori anche per l'insalata, se per esempio mangio da sola l'insalata, un contenitore più piccolo, oppure per fare insomma altre pietanze. Quindi ho preso questo qui e basta. Poi sono andata da Action, ho preso semplicemente due confezioni, due bottiglie di Lenor, queste qui, di questo profumo, perché sono veramente ottime e poi lì costano poco, quindi mi sono fatta direttamente la scorta. E poi ho preso questi mini cioccolatini Twix, che sono sempre buonissimi, e poi ho trovato lì una scatola che mi serviva. Adesso vi dico perché cosa mi serve, bianca, semplice, normale. Allora, quando l'altro giorno ho sistemato tutte le mie tazze autunnali, adesso vi faccio vedere anche tutta la sistemazione e tutte le tazze che ho, perché non ne ho più, a parte quelle che sono lì, e mi sono accorta di avere ancora le tazze, quelle di Natale, messe lì e prendevano spazio. E alcune praticamente le ho messe l'anno scorso giù in cantina, dove tengo tutte le cose stagionali. E quindi le ho messe nello scatolo di quelle di Natale, ma mi sono accorta che erano rimaste ancora lì. Quindi che cosa voglio fare io praticamente? Voglio mettere tutte le tazze stagionali qua dentro, iniziando da quelle natalizie, e poi vedo se riesco a mettere anche poi quelle autunnali. Penso dovrebbero starci tutte, però non ne sono sicura. Eventualmente prendo un altro scatolo uguale, perché tanto c'è. E le metto qui direttamente in cucina, quindi non vado a riporle di nuovo in cantina perché non mi piace. Io ho un po' in questo periodo organizzato gli interni dei miei sportelli, ho fatto un po' di decluttering di cose che non utilizzavo e quindi insomma voglio dire farò così. E poi sono andata a Primark, ragazze, stanno già tirando fuori alcune cose natalizie. In realtà c'erano solo due decorazioni che non mi interessavano, e poi ci sono le coperte, quindi anche lì penso che per i primi di ottobre, sì, metà, forse a fine mese già metteranno tutte le cose di Natale, vabbè, però vabbè. E l'unica cosa che ho preso è stato questo pigiama. Guardate che bello, io sto amando questo colore beige in questo periodo, non so perché. E con Minnie, guardate, ha proprio le orecchie. E questo praticamente lo utilizzerò anche per stare semplicemente a casa il pomeriggio, oppure quando non devo uscire, per stare a casa, ecco, anche la domenica che magari sta piovendo e non usciamo, io lo voglio utilizzare proprio. Anche perché per dormire non lo so, perché poi quando noi accenderemo i riscaldamenti la casa è abbastanza calda, poi c'è anche la trapunta, quindi non so se con questo poi sentirò caldo, però sicuramente lo utilizzerò come una specie di tuta, ecco, per stare a casa. Perché è proprio in pile, ma mi piaceva troppo perché, a parte il colore, ma anche la faccia di Minnie. Comunque, vabbè. E queste sono state tutte le cose che ho preso stamattina. Allora, ragazze, sapete che questo è il mio reparto delle tazze e dei bicchieri, che ho praticamente sotto la postazione caffè. Quindi, che cosa ho fatto io? Per il momento ho tolto il cappuccinatore perché, appunto, ho messo queste cose qui, altrimenti
sarebbe stato troppo pieno di oggetti, a me non piace. E ho lasciato ovviamente le tazze che usiamo sempre, quindi quelle di Thomas, di Killian, le nostre. E poi di qua ho praticamente messo tutte le tazze stagionali autunnali, che sarebbero questa qui con il tappo, col coperchio. Poi quest'altra ovviamente totalmente arancione che ho preso da Pepco l'anno scorso, ma sono tornate, quindi se andate in questo periodo a vedere ci sono. Quest'altra qui, adesso questa non mi ricordo dove l'ho presa. Ah, Primark, ecco. E poi questo qua, questa qua è stata il mio ultimo acquisto, quando l'ho visto ho detto no, deve essere mia perché mi piace tantissimo. E l'ho presa appunto da Peppico. Poi c'è la tazza di Starbucks e varie tazzine del caffè, altre cose qui, altre tazze che comunque utilizzo. E invece di sopra ci sono altre cose tipo bicchieri e quant'altro, insomma queste cose qua. Ovviamente questo poi sarà trasformato nel reparto natalizio, quindi per la stagione natalizia appunto andrò a mettere tutte le mie tazze. E poi queste che già avete visto, sempre prese da Pepco. Questa è stata la prima tazza che ho preso che è uscita, infatti adesso non c'è più. Queste praticamente sono le tazze che ho tolto, che ancora erano rimaste lì. Adesso io cosa faccio? Scendo giù in cantina e vado a prendere tutte le altre tazze che sono rimaste negli scatoli e vado a fare tutto uno, vi faccio vedere dopo. Allora ragazze, praticamente le mie tazze natalizie sono di più di quelle autunnali e quindi non ci sono entrate tutte. Quindi penso che rivado di nuovo da Action a prendere quell'altro più grande che ho visto e farò così, perché sennò non ci entrano poi quelle autunnali e voglio metterle tutte insieme. Comunque è un'ottima idea per sistemare le tazze stagionali utilizzando i contenitori. E questo qua troverò il modo per utilizzarlo appunto in un altro modo. Comunque, poi più tardi vi faccio vedere l'effetto, diciamo. Allora, ragazzi, ho trovato la soluzione per le tazze. Avevo questi contenitori dove giustamente avevo riposto altre cose e siccome sono contenitori della plastica forte e mi piacciono, ho deciso di utilizzare questi qua. Quindi cosa ho fatto? Ho tolto le cose che c'erano all'interno e le ho messe nello scatolo, quello nuovo che ho comprato stamattina, e ho messo qui tutte le tazze natalizie. Adesso cosa ho pensato? Siccome giustamente non c'è più spazio, andrò a prendere lo stesso contenitore, perché l'ho preso dai cinesi, per le tazze autunnali, e così ho risolto il problema. Quindi cosa ho fatto? Ho messo direttamente lo scatolo qui in uno sportello della cucina. Qui ci sono tutte le cose di Natale. Però cosa farò? Nel momento in cui io vado a togliere le tazze autunnali, andrò a mettere lo scatolo qui insieme alle tazze di Natale, quindi saranno sempre messe qua. Nel frattempo ho semplicemente sistemato così. Ora c'è lo scatolo dove ho inserito tutta la biancheria, tipo tovaglie oppure fodere di cuscino, le ho messe tutte qua direttamente. Quindi qua sotto come l'ho sistemato? Ho messo, come avete visto prima, le tazze, e qua sopra c'è un altro contenitore della stessa marca. E alla fine l'altro contenitore l'ho messo qua sopra con le varie cose. Intanto l'ho sistemato così finché non compro questo qua. No, ma ragazze, non posso più comprare tazze di Natale perché sono troppe quelle che ho.